L'aspetto più impressionante della storia dell'Occidente, a partire dal Rinascimento in poi, è il prodursi di una serie di cambiamenti continui e progressivi. Tali cambiamenti si susseguono dapprima lenti, poi sempre più rapidi, per giungere nel XX secolo a un'accelerazione eccezionale. In questo periodo assistiamo a un numero impressionante di grandi scoperte e si realizzano altrettanti importanti imprese che aprono nuovi orizzonti alla vita dell'uomo. Il nostro mondo ha compiuto in meno di 100 anni una rivoluzione scientifica, tecnica e sociale senza precedenti. Si produce e si consuma sempre più in fretta. Si vive in mezzo a una miriade incalzante di stimoli, di interessi, di idee, di impegni. Una pubblicità massiccia e assillante sollecita e amplifica il bisogno di nuovi consumi, inculcando la convinzione che il meglio è soltanto ciò che è nuovo. Nel campo musicale, nuovi strumenti, frutto delle ultime conquiste tecnologiche, si sono aggiunti all'armamentario del compositore. L'elettronica ha ampliato incredibilmente la gamma dei suoni, di timbri e di effetti disponibili, aprendo un orizzonte pressoché illimitato di possibilità. Lo stesso computer è in grado di assistere il musicista nell'analisi e nella sintesi di suoni, composizioni, nell'esecuzione e nella stampa di partitura, di partiture, persino anche nella composizione. Si fa coincidere la nascita della musica moderna con la prima esecuzione del poema sinfonico Prelude alla Primitive Fond di Claude Debussy, avvenuta a Parigi nel 1894. Con Debussy il sistema musicale fondato sulla scala diatonica riceve una prima importante scossa. Ricompaiono non solo i modi antichi greci, ma vengono introdotte anche le scale esotiche della musica orientale, con il risultato che armonia e melodia acquistano un carattere assolutamente nuovo. La tonalità è indefinita, la distinzione fra consonanza e dissonanza diviene meno netta, mentre tutto il discorso musicale si sviluppa in un'atmosfera vaga e sospesa. La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, presentata a Parigi nel 1913, apre una svolta decisiva. Con le sue scatenate sovrapposizioni di accordi appartenenti a più tonalità, cioè il politonalismo, con l'insolito concitato linguaggio ritmico determinato da un succedersi irregolare e imprevedibile di misure disuguali, e gli inauditi effetti timbrici, la Sagra rappresentò al suo apparire la più radicale rottura con la musica del passato. La reazione del pubblico parigino, colto di sorpresa, fu clamorosa. L'esecuzione fu portata a termine nel bel mezzo di un memorabile pandemonio. Era chiaro che quest'opera apriva un solco incolmabile con il linguaggio della musica tonale che per 3 secoli aveva prodotto i più grandi capolavori musicali. L'abbandono totale e definitivo della tonalità fu operato negli stessi anni da Arnold Schoenberg. Con il suo poemetto Pierrot Linaire, una serie di brevi miniature per voce solista e piccolo complesso da camera. Abbandonate le grandiose sonorità della grande orchestra, Schoenberg ritorna a un linguaggio essenzialmente affidato a un ristretto gruppo di esecutori. La musica si sviluppa liberamente nell'ambito delle 12 note della scala cromatica. Scomparsa la tonalità,
abolita ogni distinzione tra consonanza e dissonanza, al loro posto compare un nuovo illimitato campo di combinazioni di suoni. La voce, a sua volta, non canta nel senso tradizionale della parola, ma recita in una sorta di parlato cantato, oscillante tra toni indefiniti.